Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati su Infinity. Allora, che cosa voglio fare oggi? Oggi voglio fare, come ho detto nella puntata precedente, la roba della Project E. Quindi andremo a craftare un po' di roba. Project. Anzi, sempre in autocrafting. Project E. Mod che ho aggiunto io, se vi ricordate, perché l'ho scoperta tramite dei video. E mi piace. Allora, andiamo a fare innanzitutto questo. Energy Collector MK1, poi l'MK2, scusate qua, e l'MK3. Allora, si fa in codesto modo. Quindi andiamo a fare recipe di questo e ce ne prendiamo una. Poi la fornace ce l'abbiamo già, la recipe di questo e ce ne prendiamo una e la recipe di basta. Ok, così. No, cos'è che manca? Ah, manca la fornace. Vabbè, ma noi la prendiamo, la mettiamo dentro. Poi il vetro, manca il vetro. Manca sempre il vetro, che palle, glass. 100, no, ho detto 100, ok, start e via. Aspettiamo che ne prende uno. Ok. Quindi. Ok, quindi ben detto, dobbiamo fare l'MK1. Quindi così, recipe, ok, fatto. E ce lo prendiamo. E tu direi, che cazzo l'hai fatta a fare l'autocrafting? Uno, perché voglio fare autocrafting di tutto. Due, perché probabilmente ne faremo anche altre, non una sola. Quindi, poi, andiamo a fare l'MK2. Perché andiamo a fare l'MK2, ragazzi? Perché non vi faccio vedere come funziona questa qua, è inutile, serve soltanto per arrivare a fare queste, quindi. Ok, si fa così e si fa questa così, però questa così si fa in questo modo. Quindi. Ok, così. Quindi, tac. Io ho un'altra Philosopher's Stone dentro, se no la craftiamo. Dovrei averla. Sì, c'è, perfetto. Quindi. Abbiamo detto questa qua la craftiamo, questo ce lo prendiamo. Poi dobbiamo. No, ho sbagliato. Così esci da questo. Così. Ok, no, dobbiamo craftare un po' di roba adesso. Quindi mettiamo questo. Mettiamo questo, andiamo in crafting, ne craftiamo una decina. Come missing Philosopher's Stone? C'è la Philosopher's Stone. Ah no, lo tira anche pirla. Via, dentro. Una. Ok. Quindi abbiamo detto queste qua, ne craftiamo una decina. 10, start e start, perfetto. Quindi torniamo qui. MK2, questo qua, questa qua, così, così. E ce ne servono 9. Quindi se noi adesso andiamo qua, facciamo così, tac. Tac, ce ne servono 9. Perfetto. E adesso possiamo andare in. E MK2. Tac.
E così, ok, dobbiamo craftare. Così. Bam, bam, bam. È perfetto, ne prendiamo, non possiamo prenderne uno, perché non possiamo prenderlo? Cosa manca? Mancano questi. Manca il fuel che li sta craftando. Che però si è fermato. No, ok, li sta craftando. 7, dai 8, dammene 8. Donna, sei lento a craftare. Ok. Lo prendiamo. Perfetto, achievement fatto. Ok, questa la buttiamo dentro. Quindi andiamo qua. Così. Così e così, e abbiamo la nostra bella Recipe. Dopodiché dobbiamo fare l'MK2. L'MK2 si fa con tre di queste e questo, quindi in realtà noi craftiamo uno di questo. Aspettiamo che finisce di craftarlo. Dai, però. Sta andando. Sì, devo potenziare poi anche autocrafting giù, eh. Anzi, intanto che ci sono lo faccio. Com'è che era qua? Speed? No, non era, come si chiamava? Speed card. Qua, guardale qua, ne facciamo un centinaio. Mi manca quella roba lì. Porca puttana. Va bene, facciamo. Quante? Vediamo. 70? E che cazzo? Mi prende per il culo. Vabbè. Devo farli. Ok, card 100, ok, qui sta craftando, qui dovrebbe aver finito, quindi facciamo dark, ok, eccolo qua, 1, 2 e 3, così. Andiamo qua, buttiamo dentro questa, buttiamo dentro questa. Siamo red matter craft. Una. Ah, ok. Ia l'osti.
parte che ce l'ho qua. Anche perché lì non mi serve più a niente, quindi sì, direi che possiamo staccare. Mettiamo tipo questo come segnale, ok. Quindi buttiamogliele dentro. Sono 2009, adesso dovrebbero bastare, quindi red craft 1 e start. Ok, poi prendiamo, intanto che lui fa, prendiamo un po' di card. Ho sbagliato. Card. E andiamo giù nell'autocrafting. Dov'è che la sta facendo? Qua. Giusto un po' più veloce, eh? Giusto un'anticchia più veloce. Ma qui non sta mettendo. Dov'è che le sta mettendo l'encode? Una, due, tre, quattro, cinque, sei. 7, 8, qua no, qua sì, e qua no. Ok, allora così. Quindi velocizziamo il tutto. Ok, per il momento direi che va bene. Qui sta producendo a bombazza proprio, anzi ha finito. Quindi torniamo su. Red. Eccolo qua, red matter fatto, perfetto. Quindi, project. Tac, tac, facciamo così e questa non ce la prendiamo perché ci manca della roba, ma è poca roba, quindi noi la mettiamo qua, gli diciamo MK3 craft 1, next, start e l'ha già fatta. Mancava veramente poca roba. Poi cosa manca da fare? Manca da fare questo qua, l'energy condenser. Quindi si fa un alchemical chest in questo modo. Queste si fanno in questo modo col charcoal. Oh, perfetto. Quindi andiamo qua. Allora, project e Energy Condenser MK2, dobbiamo fare questa, quindi così manca il charcoal. Charcoal craft 1, facciamo un po' di più. Start. Poi e ci prendiamo anche questa, poi
e questa ce l'abbiamo, questa ce l'abbiamo, dobbiamo fare questa che si fa così e ce la prendiamo, poi ci serve questa che si fa, porca puttana, così e ce la prendiamo, li buttiamo dentro perché poi dobbiamo fare così e ci manca la stone, ma la stone avevamo detto che potevamo farla, giusto? Ok, quindi 2 start. Partner e ci prendiamo l'alchemical chest. Poi project e dobbiamo fare l'energy condenser MK1. Quindi si fa nulla di più facile in questo modo, così e così, e ce la prendiamo e poi facciamo l'energy condenser MK2, che però si fa con red matter block e il dark matter block, e abbiamo un problema perché ne servono veramente veramente tanti. Più che altro ci serve un sacco di coal, che volendo potremmo anche prendere e farla. Ma sì, dai. Allora, anzi no, guarda, vi faccio vedere a cosa serve, ecco, vedi? Allora, intanto buttiamo dentro le partner e vaffanculo, poi dopo le facciamo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, e questa invece ci serve. Allora, facciamo così, così e così, e iniziamo col piazzarla qua. Allora, questa a cosa serve? Serve semplicemente a collezionare MEC, ok? Che è l'energia di cui si nutre, tra virgolette, questa mod. Vedete, si nutre dal nulla, dal sole, basta che c'è il sole e lui carica. Ok, ma se noi gli mettiamo un energy condenser di fianco, l'energia che viene viene creata qua viene trasportata immediatamente in energy condenser. Vedete, e a che cazzo serve? Serve semplicemente che se io gli dico, so, ho bisogno di produrre coal, io glielo metto qua, guardate, lui inizia a produrre coal ogni volta che si riempie la barra, perché arriva alla 128, ci vuole per produrre un coal, lui prende energia da qua, ok, e produce coal. Ok? Questo è l'MK1. Vediamo se io gli butto... Ah, ecco, vedete, mi stavo ricordando giusto. Se io prendo, per dirvi, no? Prendo un po' di questa, così, e vado qua e gli butto qualcosa, qualsiasi cosa di diverso gli butto che non sia coal, lui la brucia, vedete, consumo EMC, aumenta la velocità di produzione, guardate che roba, vedete, finché non finisce di consumare tutta questa roba qua, e lui continuerà a produrre coal. Quindi praticamente stiamo trasmutando la cobblestone in coal, facilissimo. Ok, questo è quello che serve, questa roba qua. Volendo, se non ricordo male, si dovrebbe poter potenziare con la glowstone. Quindi, in teoria, io faccio tipo start così, no? Ok, e gli metto della glowstone di fianco. Vediamo. E come lo capisco se aumenta la produzione? Vabbè, intanto gli facciamo bruciare quella roba lì, così capiamo. Però se avevo letto giusto dovrebbe essere così. Allora vediamo, 1, 2, 3 e 4. Aspettate, 1,
un cazzo. Vabbè, fa niente, comunque. no, pare che non cambia nulla. Va bene, comunque sia, a questo è quello a cui serve questa roba qui che abbiamo creato. Qua, se non sbaglio, se non ricordo male, vediamo, proviamo a craftarne uno. Di questo. Se io lo butto qua dentro. Ah, lo brucia. Lo brucia fino a che non produce 2048, se non ricordo, forse. Sì, vecchia. No, o forse lo. Aspetta, fatemi capire. Perché si sta caricando qua. Vediamo appena finisce, forse deve arrivare a 2048. Non lo so, Barn Time 25.006. Questo è un carburante anche, quindi. Vediamo appena finisce cosa dice. Chemical coil block. La tipo triplicato. Adesso sono curioso di vedere cosa succede una volta che ha trasformato questo. Intanto vediamo. Poi, cos'altro si può fare della Project E? Project E. Ah, le bag. Le bag, queste bag qua. L'alchemical bag. Ok, come si fa l'alchemical bag? Questa qua dovrebbe essere. Ce ne sarà una che è la base, no? Ok, si fa in questo modo, quindi vul vul vul. Ok, possiamo fare tutto, quindi no, quindi al chemical, eccola qua, la facciamo bianca per il momento, ce ne facciamo una. Ok, la base, e si fa in questo modo. E non abbiamo nulla. Allora, niente, sì, dobbiamo fare. Allora, crafting. Facciamo l'alchemical chest, una, start, via, bam. E poi dobbiamo fare la wool. Ok. Vediamo se riusciamo, eh. Bag. Back, tac. E tac. Ok, crafting fatto, bam, bam. Ok, allora, questa qua, adesso io vi faccio vedere una cosa super figa. Se ne facciamo un'altra, guardate, questa la mettiamo dentro, andiamo qua, facciamo alchemical, eccola qua, start, una, start. E start. Ok? Lui la crafta, la produce e la facciamo di un altro colore però. Quindi andiamo qua, prendiamo qualche colore che non ho. No, ce l'avevo il purple, tipo purple. No, l'avevo usato. Ah, ma non è nel crafting che pirla. Vabbè, ma abbiamo questo qua, quindi facciamo pestle. Così, e la facciamo nera. Ok, una nera e
e una la facciamo blu. Perfetto. Quindi se la si mette dentro così col blu, contrario, no. Come cazzo è? Bag. Ah, non è fatto con questi colori, con quegli altri? Sì, con i colori base, che palle. Vabbè, intanto me l'hai data la... infatti. Alchemical bag. Vabbè, intanto prendiamo questa, poi craftiamo anche un'altra di Alchemical Chest, start, che ci serve. E andiamo a prendere un attimo dei colori. Tipo dei bei vecchi fiori della... Oh. Cioè non ci sono fiori di Minecraft. Ah, oh, eccoli qua, tipo giallo. Ok. Lo facciamo solo, voglio farvelo solo vedere come funziona. Quindi andiamo qua, ci prendiamo questa. La mettiamo questa qua così, ci prendiamo il colore, lo mettiamo così, così e ci dà la bag gialla. Ok? Allora, queste bag cosa hanno di figo? Hanno di figo che sono enormi. Vedete? Io ci metto dentro quello che voglio. Ok? Ma se io apro quella bianca, c'è dentro altra roba. Ok? Ora, se dovesse succedere che io perdo quella bianca, guardate, la perdo, morta, è morta la bag bianca. Allora andiamo qua, facciamo bag, craft, start, craftiamo un'altra bag bianca o dello stesso colore, fosse stata la gialla, l'apriamo e mi ritrovo dentro ancora tutta la roba. Se gli cambio colore, in pratica anche se moriamo, mettiamo tutto qua dentro, anche se moriamo non lo perdiamo, ragazzi. Questo è di vitale importanza se andate nel Nether, se andate, boh, da qualsiasi altra parte andate, non perdete mai nulla. Quindi consiglio mio, craftatela sempre doppia. Una la tenete nell'inventario e una la tenete voi addosso. Ok? Molto 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 comoda. Intanto questa qua la tiriamo via e questa qua la mettiamo giù. Sì, magari si pirla. Alchemical. Allora, intanto ci prendiamo, in realtà ci prendiamo questa. Qua craftiamo un'altra di queste. Start. E svuotiamo questa. Ok, e la mettiamo via, quindi abbiamo quella lì in più che non serve a niente, questa qua che la usiamo. Poi altra roba della Project T, intanto continuiamo a fare. Allora, intanto vediamo l'alchemical. Che cos'è l'alchemical chest? Ah, nulla di particolare, è solo enorme. Tutto qua. Qui si è bloccato. Mabius Fluid Block, cioè sta creando sempre più roba. Ma quindi io con questo che cosa ci faccio? Niente, per il momento nulla. Quindi vabbè, niente. Buttiamola dentro la crema. Ok, perfetto. Perfetto. Ah no, però da uno ne ha creato 9 in pratica. Ah, ok, raddoppia quel materiale lì. Quindi da uno ne ha creati 9. Continuando a farla, non è male questa cosa però, eh? Non è assolutamente male. Quindi volendo si potrebbe fare un'altra. Vabbè, poi la valuterò io. La valuterò io. Si può tipo triplicare il materiale in pratica.
Ok, ad esempio, guardate, questi, ma non ci servono. Andiamo qua. Guardate che roba. Diventa tutto call che ci serve. Poi. Project. Che cosa posso farvi vedere oggi? Altra roba figa tipo il piccone, facciamo il piccone di Red Matter. Allora, si fa il piccone di Dark Matter. Quindi ci servono 3 Dark Matter. In realtà, perché uno ci serve anche sotto. E manca il call, cazzo. Non posso farvelo vedere finché non produco più call, che in realtà sto già producendo, quindi andiamo qua. Anzi, direi di fare la prossima puntata, perché prima voglio valutare quella cosa che raddoppia il materiale. Tanto guarda quanto ne sta producendo. Quantitativo assurdo. No, dai, facciamolo adesso. Piccone lo facciamo adesso. Quindi, allora. Dark Matter. 4. 1, 2, 3. 4. Raff. Dov'è? 5, va bene lo stesso. Quindi 160 di questi, è un bel po' di roba, eh. Allora, project e questa è l'ultima cosa che vi faccio vedere però per questa volta della project. Quindi si deve fare questo e poi mi servono 3 red matter. Quindi dobbiamo fare 3 red matter. Next. Vediamo se manca qualcosa. Missing. Ok, manca la Philosopher's Stone e un sacco di coal. Ok, quindi il coal ce l'ho qua. Ok, sono andato un secondo FK. Questo è il risultato della cosa, quindi mi sa che dovrò mettere tipo un cavo. E quindi facciamo tipo un export, no, un import. Import bus e dei cavi, dei cable. Così e mi collego a quell'altro, vediamo. Quindi così. Gli mettiamo però, perché sennò porta via tutto. Per il momento gli mettiamo questo, visto che è questo che sta andando. Quindi poi spacchiamo. Ok, sperando di... Sì, dovrebbe bastare. E tac. Vediamo se parte. Mettiamo anche una capacity card. Per aumentare la velocità, la capacity, la... Minchia, produce più velocemente di quello che consuma. Per il momento va bene così. Intanto lo sta esportando.
Anzi, facciamo altre card. Vediamo, card. No, abbiamo ancora 19, dai, va bene. Allora andiamo qui. Facciamo così e facciamo così. Ok, adesso sta scaricando velocemente. Perfetto. Produce, scarica. Ok, perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Intanto dobbiamo preparare altre. Allora, quindi vediamo un po'. Project E. Così. Allora, facciamo questo. E ok. Poi facciamo. Ok, ci mancano i tre. Red Matter. Red Matter 3. 3, next, calculation, dai, bam, e sta craftando, anche abbastanza velocemente direi, tanto qui produce, qui poi io farei, visto che qui sta producendo un sacco di roba, allora, adesso farei un'altra filo. Ah, farei innanzitutto l'autocrafting della Philosopher's Stone. Philosopher's Stone qua. Così. Bam, fatta. Ne prendiamo una. Poi la buttiamo dentro. E la mettiamo dentro qua l'altra. Dobbiamo fare il. Come si chiama? Questo. Facciamone 10. Facciamone 10. Ok. Vediamo un po' come funzica. Dopo un po'. Tanto qua sta continuando a produrre. Fantastico. Questa roba mi serve. Boh. Ha finito di fare sto cazzo di Red Matter. Minchia, ancora. Ok, 10. Cosa li trasforma in 10 cubi? Ok, allora aspetta, facciamo così. Questo poi mi ha detto che si trasforma in quel modo. Qui produce come se non ci fosse un domani. Ok, poi ci butterò dentro anche tutta sta roba qua che non mi serve a niente. Un po' qui. Ah, l'ha trasformato. Oh, l'ha trasformato in questo. Interessante, molto interessante, molto 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 interessante. Questo ad esempio, vedi, queste cose non la sapevo. Comunque è utilissimo considerando che ci serve la Dark Matter. La Red Matter, scusate, non la Dark Matter. Ok, ha finito. Quindi prendiamolo, Red Matter.
1, 2 e 3. E bam, e abbiamo fatto il piccone. Ora, che cos'è che ha sto piccone di figo? Intanto qui sta andando ancora. Andiamo fuori e vi faccio vedere cos'ha di figo sto piccone. Andiamo su, andiamo qua. Innanzitutto è indistruttibile. Io di notte vado a fare queste cose. È indistruttibile. Ok, lui spacca e non si consuma mai. Anche perché con tutti i materiali che ci sono servito per farlo vorrei anche vedere che si consuma sto coso. Ok? Poi, premendo V, si potenzia. Guardate. Ok, avete visto com'è diventato più veloce? Guardate che roba. Allora, un consiglio che posso darvi è di non usarlo mai a questa velocità perché rischiate tipo di distruggere tutto. Poi premendo... Cos'è? Shift tasto destro? No, com'è che era? Ok, oh no, 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 dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai? Sei impazzito? No, aspetta però, mi ricordo che c'era... Questo è mod standard, ok, come si cambia il mod? Ctrl tasto sinistro, Ctrl tasto destro, Shift, Alt. Ah, Shift V si depotenzia. Così è un piccone normale. Un sacco di carbone. E però io voglio. Standard. C'era un modo per potenziarlo. Vediamo. Boh, vabbè, non so come. Se è un bug, probabilmente non è compatibile la mod totalmente col pacchetto. Resta il fatto che comunque si ha delle funzioni particolari che ti consente tipo di fare più blocchi in lunghezza, più blocchi in larghezza e cazzate varie. La cosa importante è che comunque sia non si consuma mai. Quindi noi potremmo metterci qua. Scavare potenziando così vedete a che velocità scava, cioè guardate che roba. Figo, no? Ok, e buona. Cos'altro posso farvi vedere della project? Fatemi pensare. Fatemi pensare. Qui ha trasformato questo blocco. Sì, va bene, dai. Che capito però. Questo l'aveva trasformato tipo in quello bianco, perché adesso è così? Vabbè, aspettiamo di vedere cosa succede. C'era un altro macchinario che mi poteva servire.
vediamo. Project. Ah, questi qua, l'antimaterial. Questo cos'è che faceva che non mi ricordo? Tanto voglio finire di vedere qua. Ok, arriva a produrre 9 di questi. Sta andando avanti ancora? No, non credo. Comunque arriva a produrre 9, perché se io adesso questo qua lo smantello. Eh sì, da uno me ne produce 9, tantissimo, cazzo. Quasi quasi. Ne faccio un'altra. Vabbè, adesso valuterò. Diciamo che ci fermiamo qua. La prossima puntata faremo altra roba dal Project E, poi dopo la fermiamo, perché tanto è tutto, non è grossissima come mod. Quindi direi che per oggi è tutto. Grazie a tutti, ciao!